Assessore, insomma, altri 5 anni di amministrazione. Decisamente sì, altri 5 anni, un risultato solido e soprattutto coerente in tutta la città. Questo per chi legge i dati è una soddisfazione importante. Non c'è stato un picco di consenso, c'è stato un consenso diffuso dalle periferie al centro, dalla parte storica alla parte dei paesi, di tutti quelli che sono le realtà della città di Arezzo. Questa è una conferma di buon governo, è la conferma che Arezzo intendeva avere questo sindaco e ora ce l'ha. Che cosa si pensa, diciamo, da domani in poi? C'è questo dilemma, insomma, sul vice sindaco, la figura del vice sindaco che, vabbè, numeri alla mano dovrebbe toccare alla Lega, però vedremo. Adesso quello che era importante era traguardare il risultato del sindaco. Poi abbiamo fatto una campagna elettorale così serena, così tranquilla, rispetto al rapporto tra le liste, di grande collaborazione, di grande coesione. Tra l'altro, una mia grande soddisfazione è che la lista Ora Ghinelli 2025 non soltanto ha superato il risultato del 2015, ma ha dimostrato di non avere un capo e dei gregari. Tutti hanno preso le loro buone preferenze, nessuno ha fagocitato gli altri. E questo è valso anche rispetto agli altri partiti, quindi questo clima, questo sentimento è quello che ci orienterà anche nella costruzione della giunta da qui ai prossimi giorni. La Lega è riuscita ad esprimere 6 consiglieri comunali, è un risultato veramente eclatante, è la prima volta che otteniamo un risultato del genere, siamo per la prima volta il primo partito del centrodestra, quindi abbiamo ottenuto un risultato veramente entusiasmante, questo grazie a un lavoro impegnativo ma anche proficuo che abbiamo fatto nella nostra città. Un po' troppo presto per parlare di poltrone, però insomma c'è già stato un po' un confronto con il ormai sindaco Ghinelli per capire, ecco, a chi andranno alcune deleghe. Ancora dobbiamo, prima dovevamo pensare a vincere, il risultato l'abbiamo ottenuto, ora ci troveremo e porteremo avanti un confronto per capire quelle che saranno le esigenze e le persone migliori per avere un risultato proficuo nella nostra città. Tra 5 anni noi dobbiamo andare avanti e questo è importante, avere delle persone che possano dare competenze e anche garanzie. Ottimo risultato anche per Fratelli d'Italia, quello politico l'avevamo già insomma commentato, adesso c'è anche il trionfo del sindaco. Sì, certamente, certo, abbiamo avuto nelle sezioni alle regionali della città, abbiamo avuto un fotonico 21%, purtroppo rispetto alla Lega che nelle stesse sezioni è arrivata dietro, diciamo che le liste civiche presenti in questa competizione elettorale chiaramente dallo studio dei flussi hanno rosicchiato maggiori voti a Fratelli d'Italia e quindi in questo caso siamo il terzo partito dopo Ora Ghinelli e dopo la Lega. Il numero di consiglieri però non cambia e 6 sia per Fratelli d'Italia, che prima ne aveva soltanto 2, seppur uno c'era stato scippato da uno che aveva saltato il fosso, che poi ora si è ripresentato con Ora Ghinelli. E quindi siamo passati da 2 nominali a 6 con un aumento di 4 consiglieri, abbiamo portato un consigliere regionale in Regione Toscana, direi che siamo soddisfattissimi ed ora è il momento di pensare al governo cittadino e alla strutturazione di una giunta che abbia un tasso politico maggiore, oltre che a un tasso tecnico, ma ripeto, un tasso politico maggiore che tenga conto e ascolti più anche il cittadino piuttosto che soltanto fermarsi al dato tecnico. A volte i tecnici sono buoni, ma come consulenti, non come assessori. È un risultato che premia, diciamo, il buon lavoro. Noi ci aspettavamo di essere apprezzati. Il dato elettorale ha dato questa risposta, quindi il mandato di Ghinelli oggi è chiaro, devi realizzare ciò che hai impostato nel primo mandato. Quindi credo che questo sia proprio un mandato vero e su questo Ghinelli ha una soddisfazione ed una grande responsabilità insieme a noi, perché la vera fase di realizzazione di quello che abbiamo programmato è proprio adesso, quindi i prossimi 5 anni saranno quelli dove tutto quello che abbiamo sistemato nella città eccetera vedrà la luce. Io immagino il baldaccio per esempio, già nel prossimo anno avremo la possibilità di vedere la ASL al baldaccio, ma la seconda anche foro praticamente vicino allo stesso baldaccio che cambierà
la parte della città, la parte della cinta più esterna di grandi infrastrutture, oltre alla possibilità vera di costruire un Arezzo che ad oggi ancora non c'è e che è stata impostata. Credo che questa sia la risposta degli aretini. Gli aretini, gli è piaciuto quello che Ghinelli ha fatto e gli hanno dato fiducia. Ecco, lei sarà il secondo consigliere di Forza Italia, quindi diciamo il partito è maggiormente rappresentato. Esatto, assolutamente sì, con la vittoria del sindaco Ghinelli Forza Italia conterà due consiglieri al consiglio comunale, comunque vada, e quindi è una vittoria importante non solo per Ghinelli stesso ma per la città, ma anche per Forza Italia, che conta a quel punto due consiglieri anziché uno, che in caso di sconfitta era considerato uno solo.